Ci troviamo nella sinagoga di Cafarnao e proprio in questo luogo Gesù ha inaugurato il suo primo insegnamento e la sua prima venuta con i suoi primi discepoli qui nel villaggio di Cafarnao. E leggiamo direttamente dal Vangelo di Marco, al capitolo 1, versetti 21 dal 28, quello che accadde. Giunsero a Cafarnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. E Gesù gli ordinò severamente: Taci, esci da lui. E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: che è mai questo un insegnamento nuovo, dato con autorità? Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Ebbene, Gesù insegna, insegnava, dice il Vangelo, è un imperfetto. Significa un'azione abituale Gesù, e in effetti vedremo che il Signore sempre in ogni luogo insegnerà, trasmetterà, proclamerà, predicherà. Non ci dice però Marco il contenuto di questo insegnamento. Ci dice più volte che l'assemblea era presa, erano tutti stupefatti di questo insegnamento, e per due volte, all'inizio e alla fine dell'esorcismo, ci dice che insegnava con autorità. Sono colpiti dall'autorità di questo rabbino. In effetti, mentre Gesù sta insegnando nella loro sinagoga, quindi è sottolineato questa loro sinagoga dei cittadini, degli abitanti qui di Cafarnao, si è la manifestazione di uno spirito impuro. E c'è da pensare che costui era abituato, era uno della comunità, andava in sinagoga, ma quel giorno succede qualcosa di particolare. Intanto, rispondiamo a una domanda: dove siamo? Siamo in sinagoga a Cafarnao. Sinagoga è il luogo dell'adunanza, è il luogo della riunione, è il luogo della preghiera. Nella sinagoga c'era e c'è sempre un armadio dove si trovano i rotoli della legge. Viene proclamata e commentata la legge. Quando? Di sabato. Sabato è il giorno del riposo comandato ed è il giorno anche del culto. Quindi si trova qui nel momento giusto, nel luogo giusto. Cosa viene proclamato? C'è un insegnamento. Però questo giorno, in questo giorno, non c'è un rabbino qualsiasi che dà l'insegnamento, è Gesù, il Figlio di Dio, che fa la differenza. È proprio il chi che fa la differenza. È Gesù, il Figlio di Dio, il quale, dice la prima lettera a Giovanni, si è manifestato per distruggere le opere del maligno. E quindi abbiamo proprio nell'esordio del Vangelo di Marco, vediamo questa guerra, questa vittoria, questa autorità che Gesù ha e che mette a tacere gli spiriti immondi. E il maligno, infatti, nel Vangelo di Giovanni è detto il menzognero, l'omicida. E secondo la Bibbia e secondo la tradizione della Chiesa, il maligno, il diavolo, Satana, è uno spirito caduto, decaduto, insieme a lui una legione di spiriti, che si sono messi direttamente contro Dio, ma non potendo nuocere a Dio, stanno contrastando e da sempre contrastano la sua opera e in particolare le sue creature. Ecco perché è importante sapere che il peccato, quello che noi chiamiamo comunemente il peccato, che è in definitiva una forma di disobbedienza e di autonomia, di autogestione, ci porta a distaccarci da Dio e in qualche modo ci mette nelle mani del maligno. Ci svendiamo, il peccato ci svende al maligno, ci porta sotto la sua sfera di azione. Per questo Gesù è venuto a vincere il peccato. E come dice la lettera ai Corinzi, lui ci ha comprato a caro prezzo, cioè attraverso il suo sangue. E dobbiamo sapere che, essendo menzognero, lo spirito immondo sempre ha due fondamentali menzogne. La prima menzogna è quella di dire: io non esisto, non ci sono. Era qui nascosto, ma non si manifestava fin quando arriva la luce. Manifestandoci la luce vera, le tenebre vengono messe in risalto immediatamente. È come i dettagli che vengono evidenziati quando c'è la luce vera che arriva. La seconda menzogna, una volta che è scoperto, è: io sono più forte.
Anche questa è una menzogna, perché la realtà è che il diavolo, gli spiriti immondi sono sconfitti nel nome di Gesù. Lui è il vincitore attraverso la sua obbedienza, la sua docilità, attraverso l'offerta di se stesso. Gesù ci dona la sua vittoria e ci rende vittoriosi con Lui. Gesù qui inaugura la vittoria sul male. Il primo punto per dimostrare la sua messianicità è qui, a Cafarnao, nella sinagoga. Siamo nelle coordinate geografiche e temporali ideali, nel luogo di culto. Qui viene esorcizzato un uomo. La dottrina che Gesù dà è parola di vita, è parola che ha la capacità di liberarci, è parola che ha la capacità di cambiare radicalmente la nostra vita. Accogliamo quindi questo insegnamento, accogliamo questa parola che ci trasforma, che ci rende figli di Dio, in virtù di Gesù Cristo che ha dato se stesso per ciascuno di noi. Quindi questo è l'augurio proprio qui, della sinagoga di Cafarnao, che ciascuno di noi prenda sul serio sempre più, legga e prenda la decisione di leggere ogni giorno una porzione di Vangelo per essere vicini, per sentire, per vivere l'insegnamento, la vita che Gesù è venuto a trasmetterci nella libertà dei figli di Dio. Questo è l'augurio, tanti saluti da Cafarnao.